L'Ungheria ha fatto richiesta per la revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis, l'eurodeputata del gruppo The Left che è stata eletta in Italia con Alleanza Verdi e Sinistra alle scorse elezioni per il Parlamento europeo. Ilaria Salis, ricordiamo, era stata detenuta per 15 mesi a Budapest, quindi in Ungheria, con l'accusa di aver aggredito due militanti durante una manifestazione. Per questo era stata incarcerata e per questo era in corso un processo in Ungheria. Ilaria Salis è stata eletta, è stata attivata l'immunità parlamentare e ora per questa è stata richiesta la revoca. Lo ha fatto sapere sia la presidente del Parlamento Metsola, ma lo ha fatto sapere anche Salis attraverso un post sui suoi social, dicendo: arriverà la richiesta di revoca della mia immunità, però allo stesso tempo dice: non è strano che questo sia accaduto, che questa richiesta sia arrivata il 10 ottobre, ovvero il giorno dopo del suo intervento in sessione plenaria, dove ha criticato aspramente il governo ungherese e anche il presidente Orban. Per questo dice: non mi sembra strano che lo abbiano fatto proprio il 10 ottobre. Dall'altra parte ha commentato anche il portavoce del governo ungherese, che ha definito Salis come una delinquente comune e che questo atteggiamento da vittima sia sconcertante. Salis ha fatto appello in qualche modo al Parlamento europeo chiedendo il rispetto dei diritti e dei diritti umani. Cosa succede adesso? La richiesta della revoca dell'immunità passa alla commissione giuridica e questo porterà a varie sedute dei giudici che appunto fanno parte di questa commissione. I risultati non arriveranno quindi a breve. In ogni caso, anche in caso di revoca dell'immunità parlamentare, il posto da deputato non verrà perso da Ilaria Salis, perché la richiesta di revoca arriva da un'altra autorità, visto che la nomina di deputato per Salis arriva da una nomina nazionale. Allo stesso tempo, una revoca dell'immunità non significa automaticamente colpevolezza, ma permette in questo caso al governo ungherese di portare avanti delle indagini e un processo. Attenderemo ulteriori sviluppi.